infatti vorrei restituire la parola al professor Battiati, perché ho una richiesta da farti, perché abbiamo parlato di grandi uomini, siamo nel mese di marzo, da poco abbiamo ricordato i 40 anni dal sequestro di Moro, dall'uccisione, e abbiamo assistito anche a questo gesto bruttissimo, nefando, insomma. E tu hai conosciuto Moro, e a proposito di quello che ha detto l'avvocato Placanica l'altra volta, ci hai fatto brevemente riflettere su come Moro in due parole spiegava la funzione riabilitativa, rieducativa della pena. Ti prego, Antonino, dacci questo ricordo personale e poi diamo la parola ad Angelo Martinelli per concludere. Vi ricordo che c'è il buff, potete comprare il libro, c'è l'aperitivo, e poi il presidente Bertinotti si diletterà ad autografare anche un altro po' di libri. Io ho avuto un grande privilegio, quello di avere come maestri tre grandi protagonisti della vita politica italiana. In primo luogo Giuliano Vassalli, col quale mi sono laureato alla Sapienza, poi Giuseppe Bettiollo, col quale mi sono laureato alla Pontificia Università Lateranense, infine il mio più caro maestro Aldo Moro. E Aldo Moro è stato uno dei fautori, cosiddetti professorini, e sicuramente è stato, insieme a Giorgio La Pira, il grande costruttore degli articoli più importanti della Carta Costituzionale. E si è parlato appunto della funzione della pena. Bene, l'articolo 27 indubbiamente nasce da un travaglio, perché all'epoca era molto forte la concezione della funzione retributiva della pena. La pena veniva vista come un risarcimento, una restituzione al torto che era stato dato, sia dal punto di vista giuridico che morale. Ebbene, Aldo Moro invece, riprendendo gli insegnamenti della nuova difesa sociale, che era di formazione cattolica francese, e sosteneva la tesi della rieducazione. Quindi la pena ha questa finalità, e per lui rieducazione, sapete cosa significava? Due parole: il fatto che il detenuto doveva ritrovare se stesso, cioè aveva una grande fiducia nell'umanità. Gli uomini in fondo sono portatori di bene, devono ritrovare se stessi, coloro che hanno compiuto un'azione che si chiama delitto o reato, insomma. Io ho sempre trovato questa formula molto incisiva e molto anche moderna, e mi piace proprio perché oggi è stata fatta qui, attraverso il presidente Bertinotti, la senatrice Binetti e la presidente, un elogio al concetto di umanità. Cioè, in fondo il Cristo, lo dice Bertinotti molto bene richiamando San Paolo, ha rotto col mondo antico e ha introdotto ogni reietto, cioè questo concetto di non escludere nessuno, di avere un'attenzione per gli ultimi, e i detenuti, coloro che hanno sbagliato, sono gli ultimi che devono essere fraternamente aiutati a ritrovare se stessi, la loro umanità.